direi impetuoso, a tratti le onde sono più potenti, in altri minuti si abbassano un po' e questo è proprio ciò che determina poi il rischio che i cacciatori di fotografie e di video si possano un po' bagnare. Questa è la situazione che vedete, intanto il vento forse non è intenso come nelle prime ore di questa mattinata, ma il mare sicuramente lascia i suoi effetti. Il cielo è grigio, per fortuna non piove, qualche goccia in mattinata, ma le onde scavalcano abbondantemente le dighe di massi che sono state poste. Come vedete, qua sto inquadrando il promontorio di Portofino, che però praticamente è invisibile perché c'è questa foschia, nebbia, nuvole molto basse, e in fondo allo schermo si indovina proprio la punta del promontorio di Portofino. E come vedete raggiunge quasi la strada, qua sono nella zona di Preli dove finisce Chiavari, ma per fortuna al momento non sono stati scagliati sassi sulla carreggiata, infatti si indovina anche qualche automobile laggiù in fondo. Poco fa mi trovavo proprio da quel furgone e ogni tanto un po' di onda sale anche a terra. Certo è che dopo quello che è successo il 5 novembre dell'anno scorso con la mareggiata, che proprio qui a Chiavari in particolare fece molti danni, tutti questa mattina coloro che hanno le attività sulla passeggiata a mare stanno molto molto attenti. Qualcuno dopo quel 5 novembre ha acquistato dei sacchi di sabbia, come abbiamo visto ieri, come andremo a vedere adesso proprio nella zona della passeggiata, e le paratie di legno per mettere in sicurezza le loro attività.